Sono molto orgoglioso e un po' emozionato nel dirvi che il prossimo anno Trieste sarà la capitale del cinema europeo fantastico, perché qui, su questi palchi, su questi schermi, saremo noi ad organizzare il Grand Garant Méliès d'Argent 2015. Vince il Méliès d'Argent, per quanto riguarda la categoria corti, The Nostalgist di Giacomo Cimini. Chiedo alla regia di lanciare un breve filmato di ringraziamento del regista. Mi dispiace non poter essere lì con voi, volevo ringraziarvi, volevo anche ringraziare appunto il pubblico e volevo ringraziare il team che mi ha supportato e sopportato in questi 2 lunghi anni di produzione del cortometraggio. There's footprints here, there's 2 pairs. What the hell, they walked all the way back? They look like they're headed back to war. I'm on the computer, but remember, you're the one who wanted to see me so badly. Mais merde, c'est tout dégueulasse. Adesso parte, la brucheria è il concetto nativo. Bene, entriamo nel vivo e quindi vorrei chiamare qui assieme a noi la giuria italiana che appunto ha concorso a scegliere il film vincitore del Méliès d'Argent nella categoria lunghi. The emphasis of the jury's choice, though other creditable titles in competition are clearly destined to great visibility, is one of the skillful recovering of a looser narrative style. In the outright opposition to a current trend of increasingly quick-paced stories, telling directed by consumerism and market. Quindi il Méliès d'Argent va a Index Zero di Lorenzo Sportiello. Chiedo a Lorenzo Sportiello di aggiungerci un risultato. Grazie. Sono per i due sceneggiatori, un applauso anche per loro. Claudio Corpucci e Francesco Cioce. Ancora un bel applauso, Index Zero. Posso andare? Ah sì, no, volevo ringraziare Grazie tutto il a tutti. festival, che è straordinario. Questo è il mio primo film e questo è il primo premio che vince il film. Dopo la proiezione è stato fantastico vedere l'attenzione che voi avete posto nel film e le domande che avete posto sono state assolutamente molto, ma molto, ma molto per me importanti, perché evidentemente quello che abbiamo cercato di fare tutti noi è arrivato al pubblico. E noi lo facciamo per questo, noi lo facciamo per soddisfare principalmente gente come voi che ha la sensibilità di capire quello che facciamo. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Thank you.